Ragazze e ragazzi, ben ritrovati a un nuovo episodio su A Plague Tale. Lo scorso episodio è stato un pochettino interrotto da numerosi elementi di disturbo, ma adesso dovremmo riuscire a goderci questo gameplay senza troppe interruzioni. E infatti io dico questa cosa e sento gente che parla giù dalla finestra, cioè lo fanno apposta, probabilmente c'è un complotto, un allineamento di pianeti per fare in modo che io non riesca a registrare questa serie con la dovuta calma. C'è riassuntino in sovraimpressione. Ok. Allora, partiamo. Eravamo arrivati qui. Avevamo aperto la porta del leone, per così dire. E adesso dobbiamo trovare il laboratorio di Beatrice. Dovremmo essere vicini, ragazzi. Abbiamo superato l'enigma, ma forse non era l'unico. Wow. Atmosfera. So, what do you see? Complementary products, stabilizers, reagents, noble materials, Ok. vastly superior to what we saw in the Ci bedroom. siamo. This is it, Amicia. Good, good. Very, very good. Vai, Lucas. Accendi. Accendi Amicia, più che these puoi. notes handwritten by a mother. Try Appunti and use scritti a mano da information. nostra The madre. picture is incomplete. The torture the carrier disappears. Ok, sono i Bearing suoi my son in the esperimenti. darkness of the macula. She was on the right track, Amicia. What we're looking for is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Over there. It looks like there's something. Another fresco. A child in the arms of its mother. Un bambino nelle braccia di His sua marks on madre. its torso, È Lucas. Hugo. Crema macula. But this fresco is at least 8 centuries old. Decisamente This has happened profetico. before. But how many times? Who knows? Sanguinis itinera. I viaggi Voyages of del the blood. sangue. The macula travels through history. Already changed the world and will do so again. Wow, This ragazzi, si parte col boxes of phoenix on botto. it. The symbol of the great alchemical work. Amicia, I think we found it. Open it. All right. Rivelazioni, rivelazioni su rivelazioni, calmi tutti, non ero ancora abbastanza entrato nel mood per sorbirmi tutte queste rivelazioni. Allora, intanto qua Is abbiamo it un a family tree? oggetto, l'albero Yes, genealogico. of my family apparently. Did my mother really know how to use all this? She was a master of alchemy. So if anything can save Hugo, it's here. Let's find it. Ok, è qualcosa che è già successo in passato. Si tratta forse di una sorta di maledizione che ha colpito la nostra famiglia. Albero genealogico. La genealogia è un'antica tradizione tramandata sin dal tempo degli Egizi e viene, ops, menzionata nella Bibbia. A lungo fu un'esclusiva di ricchi e potenti. Poi conobbe un'evoluzione all'inizio dell'undicesimo secolo per verificare la nobiltà dei signori o l'assenza di parentela nelle coppie sposate. Tuttavia, dato il potere e la ricchezza ai loro clienti, i genealogisti tendono a preferire, scusate, lauti pagamenti alla precisione. Ah, ok, quindi erano fatti un po' a babbo gli alberi genealogici per arricchire i genealogisti. Va bene. Allora, ragazzi, attenzione, stiamo scoprendo cose molto interessanti. A quanto pare la macula ha già colpito in passato, nell'epoca dei Romani, nel VI secolo avanti Cristo, se non sbaglio, e adesso sembra essersi tramandata fino ad arrivare alla nostra famiglia, più in particolare al piccolo Hugo. Non a caso, sanguinis itinera, dovevamo pensarci prima, significa proprio i viaggi del sangue, itinera, la parola latina itinera descrive appunto il viaggio, pensate anche a itinerario, e quindi è arrivata fino a noi. Ma ci deve essere qualcos'altro sotto. Cerchiamo di aprire la scatola. Lucas, Un'ampolla. look, found crystallization. Blue-green edging, substance clear. What? Lucas, amber fragrance, amazing. Un sommelier. Spit it out. What on earth is it? The cure for Hugo. She was making progress. But she didn't have time to finish it. You mean the same cure that you... Yes, without the book. It's incredible she was able to get this so Ok. far. So perhaps we can use it ourselves. Certo. Vai Lucas, vai. The book and my preparation, I think. Grande. I think I may be able to finish it.
You seem off to a good start, Magister. Magister? Why didn't she tell me? I would have understood. I would have... Ow! No. Fatto cadere l'ampolla? She did the same thing, Amicia. She was an alchemist, and, you know, okay. A mother protects her children, doesn't she? Sì, il fatto di tenerci all'oscuro in realtà è stato per proteggerci. Comunque stanno arrivando i ratti. Ok, crafting. Allora. You must empty the vessel for the spirit to fill it. Your mother was mistaken. We must not add, but subtract. Find me some macerate while I prepare the mix. Trovami del macerato mentre io preparo il miscuglio. What's that? Where will I find it? In pharmacopoeia. The alcove with the curtain. L'alcova con la tenda. Ok, allora cerchiamo l'alcova con la tenda, questa qui. The curtain, it's there. Ok, ok. Va bene. Dai, Lucas, dacci qualche indizio in più. Quello che puzza di più. C'è qualche indizio per capirlo? Il vaso che puzza di più. Come faccio a capire quale vaso puzza di più, Lucas? Io li proverò tutti. Forse quello vicino. Ma non credo ci sia una logica. Vabbè, prendiamo questo. Ok, no, va bene. Proviamo questo? Pepper? Mint? No, there must be worse than that. Much worse. Sarà questo. Oh no. Ok. Oh no, 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 no. Lucas, I found it. Perfect. Free it. Calma. No. Oh no! Ehi, ehi, calma! Sono qui. Dove sono? Laggiù, direi? Sì. Maledetti, oh! Devo craftare! Dov'è, dov'è? Ok. Dai, Lucas, coraggio! Why are you still adding things? You have to add in order to subtract. The bridge, here, Amicia! You have to clear a way to the stills. E aprimi un passaggio verso gli alambicchi. Ok, gli alambicchi sono laggiù, va bene. Allora apriamo un passaggio per Lucas. Dai, Amicia! Dai, Amicia! Ok. Meno male che c'era questo sistema ingegnoso che poi è lo stesso dello chateau. Quindi evidentemente queste architetture erano predisposte a fare in modo di proteggersi dalla piaga della peste. D'altronde, se i Derun conoscevano questa calamità, ci sta anche che si fossero attrezzati per proteggersene. Sì, dov'è l'altro vortice? Ci hai pensato tu, Lucas? Vai. Ragazzi, temo per Lucas. Non so perché. Questo presentimento che potremmo perderlo. Allora, dove sono? Laggiù. Sentito ratti provenire anche da qui. Craft, craft. Come on, come on. Ce l'hai fatta? Portami indietro. Certo, certo. Ok. Vai, Lucas. Ok. Va bene.
È tutto a posto. Oh mio Dio. Dove sono gli altri ratti? Dove sono? Ma quanti sono? Mamma mia. Sembra la torre Heartless. Oh, ma guardate quanti sono! Ok. What's happening? I've done it. And it looks like they know. Well, let's not hang about. Cioè? And please, after you. Avete visto? Sono sottomessi. Fuggono da noi. Perché abbiamo preparato l'elisir per Hugo. Ok, c'è decisamente una correlazione bella forte tra Hugo, la macula e i ratti. Bisogna capire esattamente in cosa consiste questa correlazione. Lucas, you did it. We did it. Laurentius would be proud of you. I'm proud of you. Me too. At least we know for certain now. If the elixir is linked to the rats, that means it's linked to the... Esattamente quello che vi stavo dicendo. But first things first, we have to il portatore. Ok, credo che abbiamo terminato anche questo capitolo. Torniamo allo chateau e vediamo se riusciremo a salvare Hugo, quantomeno a reprimere i sintomi più acuti della sua malattia. Attenzione, Mélie giace con Roderick. Che succede? Ah no, era Arthur. Pardon. Ok. Che gaff. Our trainee alchemist has worked wonders. We have the elixir. I always knew you were good. Oh, thanks. Come on. Let's go see Hugo. Dai, speriamo bene, ragazzi, incrociamo le dita. C'è ancora nostra madre da salvare, quel piccolo problema con l'inquisizione che sicuramente ci Hugo troverà. Mamma mia. You're not sleeping? Guardate come si è diffusa. Hey, look. We did it. The elixir. Lucas made it. Hugo. It might be a little bitter. Never mind. Drink it in one gulp. Very good. So, am I cured now? Well, in any case, you'll soon be a lot better. Monsieur, will we never see Mommy again? Oh, Hugo, I told you. She won't be coming back. No. Davvero? And it doesn't hurt where she is? No, no, of course not. Non proviamo a salvarla. Beh, in effetti... And tomorrow, when you wake up, you'll feel è realistico non andare... Cioè, sarebbe stato molto videogiocoso andare a salvare Beatrice dall'Inquisizione. Purtroppo c'è poco da fare, in realtà. Anche se... Forse Amicia ci sta pensando. Che strana inquadratura. Ho messo un po' d'ansia. Ok. Capitolo 13. Penitenza. Abbiamo guadagnato il trofeo relativo al capitolo 12. E adesso vedremo dove ci porterà il gioco. Dove ci porterà Plague Tale. Siamo partiti da un'avventura piuttosto intima, in cui gli unici due protagonisti erano Amicia e Hugo, in cui veniva trattato il loro rapporto. Adesso l'avventura si è estesa, perché si sono aggiunti comprimari, alleati, ma secondo me ritroveremo di nuovo quel tipo di clima. Almeno mi piacerebbe che adesso il focus fosse di nuovo sul rapporto tra Amicia e Hugo, i due Derun superstiti, coloro che sono rimasti. Amicia! Amicia, you won't believe it! Roderick beats Arthur at the slit! That's not true, he was in front of the line! You're just rubbish! Oh, you two are arguing again. Ugh,
If you don't play by the rules, you're gonna tell me Hugo about rules. I keep telling Have you seen Hugo? Aia. Hugo! 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 Oh no. He's gone. Come se n'è andato? Dove è andato? Oh no. No buono, ragazzi. Che sta succedendo? Oh, my head. Io spero che sia un incubo. Penitenza. Don't stop. Go on. Hugo! C'è un'atmosfera stranissima. Can he have gone? Think, Amicia. Think. Io ho paura che possa essere andato alla ricerca della madre. No, è un sogno, ok. Here? È una sorta di incubo. Questo villaggio è quello dell'inizio. Oh, Amicia. Are you feeling better? Ah, sì, Claire. How's the little one? Lovey? Is that you? Have you seen Hugo? Did you shout at him again? No, absolutely not. Times are hard enough already without you two arguing. But we weren't arguing anymore. Sangue. Amicia, a child never runs away without a reason. Open the door. I'm going to find him. All right, but be careful. Hmm. An ill wind is on its way, Amicia. What is that? What is going on? Amicia. Is that really you? Where is Hugo? He's gone. I knew this would happen. I did take care of him. Then why did he leave? I don't know. I did everything I could to protect him. Even horrible things. It is easy to spill blood, but to love, to protect. I'm going to find him. Then go and pray there is still time. That's him. Ma che diavolo sta succedendo? Amicia, come here. Petrus? Your brother's here. How is he? If he's back, it's because he's not very well. But I did everything. You hid the truth from him. But his emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see. Who are you talking to, mommy? I have to see him. He doesn't need you. Ok, penso di aver capito. Perché lui comunque aveva sentito che la madre era ancora viva. E noi gli abbiamo mentito anche ieri sera. Quindi è per quello che se n'è andato. Are you alright? No. What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me mommy was alive? Esatto. It was for your own good. Chiaro. That's not true. You didn't want me to know. Don't say that. You're jealous. Jealous. Let go of me. You go now. Ragazzi, era esattamente questo che volevo. Che la storia si concentrasse di nuovo sul rapporto tra questi due fratelli, che poi è un po' il fil rouge di questa avventura. Ovviamente Hugo ha scoperto la verità. Sentite la musica.
com'è incalzante. Hugo, he's there. Oh no, 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 no. Calma, calma. L'hanno preso. Addio, imbecille. Eccoci. Eccoci qua. Hugo. Hey, are you all right? They didn't hurt you, did they? No. But why did you go off like that? I heard Mummy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. Dai, Amicia. But... She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. All right. We must get back to the castle. Qua c'è un fiore. It's a daffodil. Il narciso. Of course. You're not too cross, are you? I was scared, Hugo. Me too. Well, it's over now. Lady Daffodil will watch over us. Yes. Trofeo guadagnato erborista. Pure non li ho presi tutti. Si dice che sia nato dalle spoglie di Narciso, una figura mitologica che morì guardando la sua immagine riflessa. Si tratta infatti di un simbolo di egoismo e vanità. Nonostante sin dall'antichità sia conosciuto per il suo potenziale tossico, in vari paesi europei veniva utilizzato per curare tumori, epilessie e calvizie con più o meno efficacia. Ok. Ragazzi, non so perché, ma ho un senso d'ansia addosso. Ho l'impressione che tutto stia per andare... molto male. It's coming from over there. We have to go. No, you're not going. But why? Let go of me. No, Hugo. Hugo. Acciate. Andiamo a prenderlo. Sente la voce della madre. No, Hugo. Ma anche questo è un sogno. Cosa sta succedendo, ragazze? Oddio. Bellissima questa sequenza. Stupendo. Ho i brividi. Ma che figata. Wow. Sentite. No. Mamma mia. Continuo a stupirmi, questo gioco spettacolare. Era esattamente questo che volevo. E abbiamo già terminato il 13° capitolo, perfetto. Lo giusto dicendo, ma il rapporto tra Hugo e Amicia non lo riprendiamo più. E come se lo riprendiamo in questa sequenza onirica che... wow, mi ha messo i brividi. Capitolo 14, legami di sangue. Io penso che ci stiamo avvicinando... alla fine del gioco, comunque, un po' questa impressione, mancheranno 2-3 capitoli? Non penso di più, forse saranno una ventina in tutto, non ho idea. Non mi sono informato sulla durata. Però, vedendo come stanno andando le cose... Ok. Questo è un magister malvagio. L'hanno preso? L'hanno preso veramente? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. Hugo, cosa hai combinato? Ti sei fatto catturare? But be sure, you are very precious to him indeed. Ok. Non ditemi che interpretiamo Hugo in questo capitolo. Sì, che figata! Ma che figata! Ti ha fatto male? Come ha usato?
bastardo! Guardate. Mi vedrebbe bene il modello di Yugo ora che posso farlo. Oh, troppo tenero. Oh, oh, non così vicino però. La macula tant'è, nonostante abbia bevuto l'elisir. A giudicare dalle vene sul collo, non sembra essere migliorata. Ok, immagino che dovremo andare di puro stealth. Ah, in prima persona? No, no, ok. Semplicemente la telecamera che non si avvicina troppo al modello. Oddio! Mi sono spaventata! Ok. Wow. Va bene. Allora, calma. Quanto è tenero il suo modo di trotterellare. In realtà non c'è nulla da ridere. Siamo in una bruttissima situazione. Soprattutto siamo un bambino di 5 anni. Non so quanti ne abbia, non me lo ricordo. Ah, giusto, che però ha una skill rispetto alle guardie e anche rispetto ad Amicia, che può infilarsi nei luoghi angusti per passare sotto. Ah ah ah. Attenzione, attenzione. Merda. No, no, nulla, nulla, caro. Alright. It was nothing. Che cosa? Sembrava qualcuno. Per citare Metal Gear Solid, il mio gioco preferito di sempre. Siamo qui. Vorrei poter giocare un pochettino di più con la telecamera, invece tanto tanto vicina. A Yugo. Possiamo infilarci? Sì, incredibile. Che ansia. Oh, so big. Where's mommy? Material of materials. Gold unique. Ah, questo è il laboratorio del grande inquisitore. The way to the blood of the chosen one. Allora, direi che questo potrebbe essere un buon piano. Guardate, stanno facendo l'oro. Ok, sotto il tavolo, credo. Tan 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 taram. Tra tan tan tan. No, 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 no. Ok, stanno preparando il distillato per il grande inquisitore utilizzando l'Odoris e l'Episanguis, pardon. Mi confondo perché con l'Episanguis fai l'Odoris. Dobbiamo passare da qui sotto. Attenzione a non urtare le bottiglie. Via! Veloce come il vento, non vedo nulla. Il sangue del ragazzino ristabilirà l'equilibrio delle forze. Attenzione, sì sì, l'ho visto. Ok. Stiamogli lontano. E andiamo su di qua. Ok. Bravo, Yugo. Bravissimo. Puoi infiltrarti a Shadow Moses dopo questa esperienza. Oh 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 oh. Vai, rifilla l'acqua, girati, caro, grazie. Bravissimo, continua pure a fare il tuo lavoro. Ok. No! Ok, Yugo è stato individuato, ci censurano la scena
del probabile omicidio di Hugo. Vabbè, aspettiamo che finisca di fare quello che sta facendo. In realtà avremmo potuto tranquillamente passargli dietro, era un buon momento. Ok, non devo avere fretta. Tan 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 tan. Com'è che mi ha visto quello lì? Ma sì, che schifo davvero, che corpo ha. Ah sì, è la fede che lo protegge, senza dubbio. Boh, non so com'è che prima. Come ha fatto a vedermi? Ah, ma non capisco. Ok, va bene. Ah, trova Beatrice comunque. Devo inventarmi qualcos'altro per oltrepassare questi due magister. Evidentemente. Capisco se è questo che mi vede. Ah, no, ok. Devo semplicemente scendere. Niente paura, non so come fai. C'è una guardia. A non avere paura. Mamma mia. Come on, come on. Coraggio. Di qua. Credo. Ta 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 ta. Non avete visto nulla. Gioco di gambe di Hugo. E saliamo ancora. Oh, che succede? Che succede? Ah, siamo vicini a qualche macchinario che dispensa vapore. Del modo per oltrepassare la guardia, scommetto. Ok, esatto, il fumo mi nasconderà, però dobbiamo fare veloce. È il vapore dell'episanguis, che schifo. Oh. Guardiamoci anche un pochettino intorno. Tra l'altro i riflessi di luce dinamica sono pazzeschi. Questa in realtà non so se è dinamica, però l'effetto è molto fico. Ok. Sono spaventato anch'io, Hugo. Ok. È arrivato l'arcivescovo. Signor. Ah, ok. Eresia, occultismo. La chiesa non approva l'operato del grande inquisitore. Ok. Queste emicranie. Va bene, ragazzi. Il gioco appena salvato automaticamente. Ci troviamo esattamente sopra la stanza in cui sentivamo parlare l'arcivescovo. E ok, va bene, no, non deve vedermi assolutamente no. Direi che possiamo salutarci qui. Quindi nel prossimo episodio continueremo a impersonare Hugo e a trovare un modo per raggiungere nostra madre. Ma ho paura che anche una volta che l'avremo trovata, lei non sarà in condizioni splendide. Speriamo di trovarla viva e speriamo di non causare altri traumi al piccolo Hugo. Ok, ragazzi. Allora, ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, Dereshi!